intanto rinfranca Lucio Caracciolo, il direttore della rivista Lima, sono anche un ministro per quanto riguarda il mondo della gioventù. Alla sua sinistra il generale Giuseppe Cucchi, che è consulente della stessa rivista Lima, ma soprattutto membro permanente dell'Italia nella NATO e in altre importanti istituzioni. Il padrone di casa, possiamo dire, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Il direttore Luciano D'Amico, che tra un po' introdurrà il tema, sicuramente meglio del sottoscritto. Due parole soltanto per ringraziare chi ha collaborato a questa iniziativa, soprattutto la Fondazione Roma Prossima e la Scuola di Regione, assieme naturalmente ai grandi progetti europei che ci riguardano, su tutti il progetto IPA Adriatico, quello che coinvolge la macro regione Adriatico-Ionica. L'iniziativa questa sostenuta anche dal COR, dal Comitato Europeo delle Regioni, l'ultima nata per le istituzioni europee, che celebrerà tra qualche giorno gli Open Days per farsi conoscere meglio a tutti gli amministratori. Tanta Europa, sfide dell'Europa, credo da giornalista che il tema non sia stato, non poteva essere più azzeccato naturalmente, visto quello che sta accadendo in questi giorni con l'Europa che purtroppo in prima pagina, soprattutto per quanto riguarda i problemi dei migranti, un vero problema che ne parlavo prima con il Presidente Prodi nell'intervista che ha preceduto questo incontro, un problema che è veramente molto complesso da gestire e il Presidente diceva ce lo porteremo avanti per molti anni. Questa è una delle questioni europee, assieme alle grandi questioni economico-finanziarie e alle grandi questioni politiche che questa, tra virgolette, federazione di paesi porterà avanti nei prossimi anni. Ma non mi dilungo oltre, anche perché c'è la relazione introduttiva che è affidata al rettore dell'Università di Tela, il professor Luciano D'Amico. Prego, professore. Grazie, volentieri. Alcuni spunti su cui spero possa poi essere avviato il dibattito con gli stessi ospiti. Parlare di Europa, la sfida dell'Europa è un argomento estremamente complesso. Proviamo a delimitare alcune prospettive che ci possono introdurre al problema. E proviamo a farlo immaginando di definire fra i tanti, partire fra i tanti da alcuni risultati che l'Europa ha offerto, l'Europa come entità storico-culturale ha offerto. Io direi due aspetti sono forse fondamentali, sono risultati straordinari. Negli ultimi tre secoli in Europa abbiamo avuto la definizione, l'affermazione, lo sviluppo dello Stato-nazione, dello Stato così come siamo abituati a considerarlo, e abbiamo avuto l'affermazione di un'economia di mercato, un'economia capitalistica o più genericamente un'economia di mercato. Qual è la caratteristica dello Stato-nazione e perché possiamo partire probabilmente nel discutere di questi temi da questa grande conquista? La caratteristica dello Stato-nazione, su basi di omogeneità etnico-culturali, si sono formate le nazioni, le organizzazioni statuali, si sono dotate di apparati in grado di rispondere al meglio ai fabbisogni della collettività, trovando una fonte di legittimazione primaria nell'avvocare a sé la sovranità, una fonte di legittimazione primaria nella capacità di rappresentare, di porre al primo punto, all'ordine di priorità, in cima alla lista, gli interessi dell'intera collettività. Questo ha significato legittimare l'istituzione dello Stato, ha significato consentire allo Stato di non perseguire gli interessi delle singole parti componenti, ma in nome dell'interesse generale chiedere alle parti componenti anche un trasferimento di risorse, anche impegni particolari, mi farebbe piacere citare per tutti come esempio, al di là dei risultati che poi ha conseguito, dell'efficacia dello Stato-Nazione, la politica per lo sviluppo del Mezzogiorno che ha comportato, mettendo in primo piano l'interesse rappresentato dallo sviluppo economico del Paese, un trasferimento di risorse dalle regioni più ricche alle regioni che ne avevano maggiormente bisogno.
un trasferimento che ha legittimato, ripeto, una capacità di risolvere i problemi della collettività, che ha legittimato determinate forme istituzionali e che soprattutto ha consentito allo Stato-Nazione di rispondere al meglio al fabbisogno, rispondere al meglio alle istanze che venivano dalla collettività, rispondere al meglio con un'organizzazione coerente con gli impegni verso l'esterno. Lo Stato-Nazione, non sto certo qui a ricordare le funzioni più tradizionalmente riservate agli impegni verso l'esterno, dalla politica estera, ma anche la politica doganale, ma anche tutte le altre forme di politica che disciplinano i rapporti con le altre entità statuali, la politica interna, perché la vocazione della sovranità ha consentito allo Stato-Nazione di esercitare quell'azione politica in vista del raggiungimento dell'obiettivo generale. Nello stesso tempo, se volessimo osservare in una prospettiva più economica, si sviluppa un sistema di economia di mercato. Un sistema di economia che richiede anche qui un impegno dello Stato-Nazione, non solo per assicurare il regolare funzionamento dei mercati interni, ma anche per disciplinare progressivamente i rapporti che nei mercati esteri, nei mercati internazionali, lo Stato-Nazione, anche attraverso una serie di strumenti che possono in qualche modo disciplinare i rapporti con gli altri stati, sono stati utilizzati dai trattati. Farebbe piacere citare ad esempio Bretton Woods, che ha disciplinato e ha consentito una certa regolamentazione dei mercati. Diciamo che in qualche modo le strutture dello Stato centrale si sono rivelate coerenti sia per soddisfare i bisogni con un'azione politica all'interno, sia per soddisfare i bisogni con un'azione politica verso l'estero. Cos'è accaduto poi negli ultimi decenni? È accaduto che probabilmente proprio per il successo dello Stato-Nazione nell'esercitare questo suo ruolo, questa sua azione di governo politico, la società, abbiamo vissuto un periodo di sviluppo economico particolarmente rilevante e continuato, la società ha modificato le proprie esigenze, sono emersi nuovi fabbisogni, ma soprattutto in una fase di internazionalizzazione prima dell'economia, di globalizzazione poi, lo Stato-Nazione ha iniziato ad essere in qualche modo a mostrare dei segni di minore efficienza, sia perché le esigenze della società evoluta, dei fabbisogni della società, hanno iniziato a chiedere un trasferimento di sovranità, forse dovrei dire meglio di funzioni, verso il basso. L'esperimento italiano è straordinario, le regioni rispondono a questa esigenza, una parte delle funzioni avocate allo Stato-Nazione sono state trasferite progressivamente in nuove entità, in nuovi enti che meglio hanno mostrato di poter rispondere ai fabbisogni, a queste esigenze. Sia perché attraverso l'internazionalizzazione dell'economia era necessario disciplinare e regolamentare questi rapporti in modo diverso, per cui si è passati dai trattati alla costruzione di entità sovranazionali. Anche qui straordinario il percorso dal mercato comune alla comunità economica europea, per poter anche in questo caso cedere una parte della sovranità nazionale e disciplinare dei rapporti. Perché credo sia importante partire da queste considerazioni? Perché credo che lo sviluppo ulteriore della internazionalizzazione, o meglio l'ingresso nella globalizzazione, ha condotto a rendere ancora più evidenti i limiti che le attuali organizzazioni statuali incontrano sia nell'esercizio di un governo politico dell'economia, ma non solo, sia nella capacità di soddisfare e di rispondere alle esigenze che vengono dai cittadini. Sicché appare sempre più evidente questo meccanismo di quasi sgretolamento, direi di riduzione delle istituzioni così come le abbiamo conosciute, io direi, per usare una felice espressione del nostro presidente D'Alfonso, così come le abbiamo conosciute nel Novecento, e si avverte sempre più questa esigenza di ridefinizione, anzitutto istituzionale, di quei luoghi e quelle istituzioni in cui si può esercitare quella discrezionalità nelle decisioni che è tipica dell'azione politica.
E perché credo che questo sia un possibile spunto da cui partire per una discussione sulle sfide dell'Europa? Perché credo che la principale sfida che in qualche modo attende l'Europa sia proprio questa, la costruzione progressiva, la trasformazione di quelle istituzioni e con la trasformazione della comunità economica in Unione Europea, probabilmente i primi passi sono stati compiuti anche con efficacia, una trasformazione istituzionale che ricrei, dicevo prima, quel margine di discrezionalità che solo può giustificare un'azione a un governo politico. La comunità economica era stata costruita con un obiettivo molto chiaro, l'obiettivo di regolamentare, di creare il mercato unico, ed erano state previste delle istituzioni a cui veniva lasciato un ambito di discrezionalità politica molto limitato. Erano previsti, e in parte lo sono ancora anche nell'Unione, dei meccanismi di aggiustamento automatico, dei meccanismi che in qualche modo non consentono quel governo politico e non consentono soprattutto di porre l'interesse generale, quello che dovrebbe essere l'interesse dell'Unione, preordinato, sovraordinato alla cura degli interessi particolari. Ma soprattutto è accaduto negli ultimi tempi che uno dei frutti più importanti dell'Unione, la moneta unica, è intervenuta accomunando nell'Eurozona dei sistemi economici spesso eterogenei. Basti pensare all'Italia o alla Germania, in cui l'incidenza del manifatturiero è particolarmente elevato, a differenza ad esempio della Grecia, cui il 70% del PIL è prodotto dai servizi, aggiungendo qualcosa della pubblica amministrazione, si perviene a quella conclusione che ultimamente il Presidente Prodi ci ricorda spesso: le esportazioni della Grecia grosso modo equivalgono a quelle di una media provincia italiana. È un sistema in cui le economie sono così fortemente disomogenee, e anche in quei sistemi di produzione che possono presentare dei tratti in comune, penso ai sistemi centrati sulla manifattura, Germania e Italia in primo luogo, con delle abitudini e delle tradizioni completamente diverse. Il sistema tedesco, che ricerca la competitività, è abituato a cercare la competitività della produttività. Il nostro sistema, che troppo spesso, per una parte non irrilevante, ha ricercato la competitività, ad esempio, nelle leve delle svalutazioni competitive. L'adozione di una moneta unica può creare degli attriti, dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti, e soprattutto è sotto gli occhi di tutti l'approccio che è stato seguito nel cercare di risolvere le ultime crisi, come ad esempio ciò che ha riguardato la crisi greca, in cui difficilmente, anche solo rileggendo i titoli dei giornali, si ha la sensazione che prevalga un interesse sovraordinato, quello dell'Unione, rispetto agli interessi delle parti, delle singole parti che la compongono. Ecco, credo che partendo da questo punto una delle principali sfide dell'Europa sia cercare di governare questo riassetto istituzionale, e cioè cercare di trasformare le attuali istituzioni, che sono ancora fortemente radicate, e d'altronde sarebbe impensabile cancellarle con un tratto di penna, su un concetto di Stato-Nazione che, definito nell'Ottocento, evolutosi nel Novecento, anche quando ha assunto i contorni dell'impero, ha comunque mantenuto una sua legittimazione nella capacità di perseguire l'interesse generale. Oggi probabilmente la sfida dei paesi dell'Unione dovrebbe essere questa: cercare di governare un difficilissimo processo di devoluzione della sovranità verso il basso, e non necessariamente verso realtà omogenee dei singoli Stati-Nazioni. Abbiamo qui il cartello che ci ricorda Adrigo e ci ricorda il progetto delle macro-regioni, e probabilmente quella è la strada impegnativa, ma sicuramente la strada potenzialmente più fruttuosa. E nello stesso tempo devolvere sovranità verso l'alto, verso le istituzioni dell'Unione, riconoscendo all'Unione quella competenza politica che non ancora si manifesta nei modi che tutti quanti probabilmente auspicheremo. Non è un percorso facile, non lo è, perché questo percorso è un percorso che deve essere fatto in un momento di risorse decrescenti, in un momento in cui la devoluzione delle attribuzioni in parte della sovranità
troppo spesso non è accompagnata dal corrispondente trasferimento di risorse. Non è facile in un momento in cui molte parti politiche preferiscono indicare nelle varie nazioni, indicare percorsi apparentemente più semplici, ma tanto così erroneamente semplici quanto inefficaci. I populismi assumono nomi diversi nei diversi stati dell'Unione, ma hanno in comune un'unica motivazione, quella di poter in qualche modo eludere un percorso più impegnativo e per certi versi obbligato. Non è facile in una Unione che per struttura demografica e per ricchezza è tradizionalmente vocata verso un surplus di prudenza nelle scelte, che spesso non si concilia con un tentativo in qualche modo anche rivoluzionario di modificare l'assetto politico. E non è facile perché gli assetti istituzionali difficilmente possono muoversi indipendentemente o in distacco rispetto al consenso che è assolutamente necessario avere per proporre questo tipo di evoluzioni o rivoluzioni. E non è facile in un momento in cui i partiti non populisti spesso sono distratti dal fronteggiare queste fronde populistiche e forse non possono anche per questo concentrarsi nella costruzione di un'opinione pubblica europea o di partiti europei propriamente detti, cioè di partiti che possano, torno ancora sul punto, sovraordinare come primo bisogno, come prima necessità, quello di soddisfare gli obiettivi dell'Unione e non gli obiettivi dei singoli componenti. È una sfida, credo, che racchiuda poi in sé tutte le altre sfide, racchiude in sé le sfide economiche, racchiude in sé la necessità, l'opportunità di valorizzare, di mantenere e di espandere quell'enorme patrimonio, che è il vero patrimonio dell'Europa, fatto di conquiste nei diritti civili, di conquiste nel benessere sociale, di conquiste nel sistema economico, che è in grado di produrre una quantità di ricchezza incredibilmente elevata. Probabilmente in questo lavoro assai arduo saremo cimentati un po' tutti, devo dire, e concludo su queste poche piccole riflessioni, concludo che con un'impressione, una sensazione. Per realizzare questa evoluzione istituzionale, a cui far seguire poi un rinnesto dei meccanismi di sviluppo, è necessaria una rivoluzione culturale. Questa rivoluzione culturale è difficilissima da fare, ma devo dire che ogni volta che mi capita di poter avere dei contatti con gli studenti Erasmus in visita presso il mio Ateneo, in visita di studio presso il mio Ateneo, la sensazione è che questa opinione pubblica europea, questo comune sentire dell'Unione e questa capacità di rivedere anche i limiti e di accettare anche una devoluzione ovviamente controllata, programmata, credo che la parte più difficile sia questa, si possa ottenere. Grazie. Grazie per il suo avvenuto, anche per la discussione del quadro europeo partendo dalla storia con questa doppia nascita dal basso e dall'alto. Professor Nicola Mantoscio, a lei la parola per un ulteriore intervento introduttivo portando naturalmente una testimonianza completa sul campo. Prego, professore. Buonasera a tutti. Un caloroso e cordiale saluto al nostro presidente, che immagino sia già stato presentato così, ma che io assumo all'inizio del mio breve intervento come tale, cioè una delle personalità europeiste più nitide e più significative a cui ogni speranza europeista può con certezza continuare a fare riferimento. E voglio partire soprattutto da quanto è avvenuto con il primo governo Prodi e con un altro padre del recente europeismo italiano, il presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, per consentire al nostro paese, nelle parole di quello che diventerà poi il presidente della Repubblica, per poter consentire di coltivare un sogno per le future generazioni. Altro che impiccio, altro che difficoltà,
ostacoli verso il percorso dei sogni, delle utopie e anche e persino della concretezza di poter immaginare i progetti di vita per le nuove generazioni. La demagogia e il populismo hanno percorsi inevitabili, purtroppo, e occorre sempre e doverosamente confrontarsi con essi. Ma la verità occorre che la si presenti e la si assumi sempre e ad ogni costo. E la verità è che la storia economica già decorsa per il vecchio continente e per il nostro paese dal momento in cui l'euro è stato adottato sarebbe ben diversa, nonostante la gravissima lunga crisi degli ultimi anni che l'hanno messo a durissima prova, e sarebbe ben diverso per le condizioni materiali dei cittadini europei, e ancora in più sarebbe ben diverso e negativamente ben diverso per le condizioni materiali degli italiani tutti. Poco c'entra l'euro e poco c'entra il sogno e l'utopia dell'Europa con le difficoltà che davvero abbiamo dovuto affrontare nel recentissimo passato, nel vecchio continente e nel nostro paese. I dati sull'economia reale sono quelli che occorrerebbe sempre assumere, e come peraltro il professor Prodi, mi permetto di citare in tale veste, spesso ci insegna e ci invita ad assumere per le riflessioni obiettive da farsi. Allora, i dati riferibili all'economia reale in realtà descrivono un'altra verità, descrivono che il vecchio continente ha degli spread reali di ritardo verso le punte più avanzate dell'economia del mondo, in particolare la testa di ponte dell'economia di mercato occidentale che è il mondo anglosassone, ma ha avvertito negli ultimi tempi anche dei gravi spread anche nei confronti delle dinamiche molto accentuate che hanno evidenziato alcuni colossi, grandi nuovi continenti economici emergenti. L'altra verità è lo spread differenziale del nostro paese con l'Europa, e per alcuni anni siamo stati obbligati a misurarci soltanto con il differenziale sui tassi di interesse tedeschi, quando invece le ragioni ultime delle nostre difficoltà economiche e sociali erano da ricercare nell'economia reale, a cominciare dal mercato del lavoro, dove tuttora abbiamo un tasso di attività di gran lunga inferiore al dato di riferimento europeo, a cominciare dal tasso di occupazione che evidenzia numeri a due cifre di differenziale rispetto alla performance media dell'Unione Europea, a cominciare ancora dal tasso di occupazione di genere che evidenzia nel nostro paese un arrivo sul mercato ufficiale del lavoro, e quindi relativamente all'evidenza anche pubblica, statistica, in termini di tassi di attività riferibile al contributo delle donne, e peggio ancora questo riferimento è qua, e si emerge e si evidenzia quando si fa riferimento alla occupazione effettiva. Il differenziale reale, lo spread reale, si ha in ogni altro indicatore significativo. Abbiamo delle performance del commercio internazionale, quindi nell'attività di esportazione del nostro paese, riferibile non allo spazio dell'Unione Europea ma fuori al resto del mondo, che non ci colloca bene. Siamo bravissimi, bravissimi, bisogna sempre sottolinearlo, come esportatori, ma al momento prevalentemente e in maniera decisiva le nostre esportazioni sono da riferirsi ai nostri partner europei, e quindi accusiamo gravi deficit nella capacità competitiva, soprattutto in riferimento ai grandi nuovi continenti economici emergenti. Così come abbiamo deficit gravi da riferirsi all'efficienza del ruolo della vita istituzionale del paese, e sappiamo, gli economisti attenti, ma anche i policy maker attenti, sanno come il ruolo delle istituzioni non è un vecchio impiccio che ci deriva dalla vecchia cultura
storica, ottocentesca o solo novecentesca. La verità è che le istituzioni e il ruolo delle istituzioni efficienti e costituiscono costituisce in questo ruolo un fattore imprescindibile e fondamentale per spiegare i moderni, recenti modelli di crescita e di sviluppo davvero di successo. Senza una loro modernizzazione, senza una loro radicale, profonda riforma, è impossibile sognare per le future generazioni del nostro Paese e anche per le future generazioni tutte dell'Europa. Dunque sgombriamo il campo rapidamente da queste demagogie e da questi populismi. La verità è quello che mi sembra di capire veniva anticipato dal magnifico rettore dell'Università di Teramo sotto il profilo dell'inquadramento storico, dell'evoluzione della cultura europeista e dell'esperienza delle nuove istituzioni europee che finalmente generazioni antecedenti sicuramente alla mia hanno avuto il coraggio di saper mettere in pista e di affidare al ruolo e alla responsabilità delle nuove generazioni. È qui che si gioca un po' tutto. Qui c'è stata una timidezza eccessiva nel sottolineare ancora le speranze, il sogno, l'utopia, ma le opportunità concrete per la vita delle generazioni future che il processo complicato, ma per fortuna speriamo irreversibile, dell'unificazione europea verso il grande sogno dei padri fondativi degli Stati Uniti d'Europa rappresenta concretamente per la vita di ciascun cittadino e soprattutto per la vita delle nuove generazioni. Una gravissima missione è stato nell'aver dimenticato che il processo che avrebbe dovuto portare alla nascita dell'euro, cioè il trattato di Maastricht, era accompagnato anche dall'attenzione, poi ce ne parlerà meglio il presidente Prodi, era accompagnata dall'attenzione rivolta a tantissime altre cose che si sarebbero dovute fare prima, insieme e subito dopo la nascita dell'euro e che invece non sono state fatte. Cito una per tutte: la Costituzione. Era necessaria che l'Europa andasse avanti nel processo costituente. E ci sono responsabilità gravi sotto profilo delle responsabilità politiche e anche della collocazione delle responsabilità politiche, se questo processo è stato impedito che potesse approdare nei tempi e nei modi che nel corso dei decenni precedenti era sempre stato auspicato, se non addirittura sognato. Basta vedere dove sono stati celebrati i referendum e dove i referendum sulla nuova Costituzione europea sono stati bocciati dal popolo. Qui però bisogna fare una mea culpa, è stato già detto, bisogna ripartire dal basso, bisogna coinvolgere i cittadini in carne ed ossa, perché così è nato il sogno europeo. E in questa regione dobbiamo saperle più che in altre regioni. È nato dall'impegno anche da combattenti del Movimento di Liberazione Nazionale e in questa regione con la Brigata Magnella che ha combattuto fianco a fianco con altri giovani ragazzi neozelandesi, inglesi, indiani, australiani, polacchi per sognare la dignità, la riconquista della libertà, della democrazia, ma anche della dignità dei principi di civiltà che l'Europa nel corso dei secoli e dei millenni ha saputo fornire alla storia intera dell'umanità. Da lì nasce il sogno dell'Europa. E tutto questo è un po' svanito e è stato un po' frustrato nel corso del tempo e invece dobbiamo avere il coraggio di saper recuperare e riproporre all'attenzione, alla sensibilità, al sogno delle nuove generazioni. Grazie. Grazie. Grazie per il doveroso richiamo, naturalmente, alla Brigata Magliella, nata dalle nostre parti, e richiamo al sogno dell'Europa, perché l'Europa è nata veramente come un sogno dei suoi padri costituenti. Un'Europa che ha avuto lo sviluppo, invito Lucio Caracciolo ad avvicinarsi qui al palco, il direttore di Limes, salutiamo con un applauso per tutto il settore di geopolitica, sicuramente europea, il gioco dei mondiali. Una rivista nata tra l'altro nel 93, dopo una data importante per l'Europa, direttore Caracciolo. Ecco, forse
da questa data si è sviluppato un discorso geopolitico che ha rivoluzionato non solo l'Europa ma anche il mondo probabilmente. Grazie, buonasera a tutti. Quando parliamo di Europa, noi europei tendiamo a cominciare parlando di noi stessi, finendo per parlare sempre di noi stessi. Il problema è che l'Europa non è l'alfa e l'omega di questo mondo, e forse se vogliamo veramente capire chi siamo e soprattutto che cosa vogliamo fare insieme, conviene anche dare uno sguardo al mondo che è intorno a noi. E allora io per fare questo vi inviterei a partire da questa carta che è alle mie spalle, che vedete purtroppo un po' da lontano, ma la sostanza del discorso è questa. Se noi disegniamo oggi il pianeta, vediamo che c'è una fondamentale linea di faglia fra il nord e il sud del mondo, fra il mondo dell'ordine e il mondo del caos, il mondo relativamente ricco e benestante e il mondo più povero, ma soprattutto attraversato dai conflitti, fermentato dai traffici illegali e illeciti, dalla pirateria, insomma da tutto quello che produce caos. Noi italiani, noi mediterranei, siamo alla frontiera fra questi due mondi, siamo la parte sud del mondo relativamente ricco e ordinato. Se non partiamo da questo dato capiamo poco, anche perché ciò che accade nella parte sud del mondo, che è dietro l'angolo, si ripercuote immediatamente su di noi italiani e poi per conseguenza, lo vediamo anche oggi in particolare con la tragedia dei migranti, sul resto dell'Europa, mettendo in rilievo anche quelle che sono le nostre differenze. Un paio di dati strutturali per capire dove stia andando il resto del mondo e dove stiamo andando noi. Sempre che funzioni. No, non funziona la macchinetta, ma non importa, ve lo dico a voce e a memoria. Un dato demografico. Noi europei, considerando anche russi e ucraini, allargandoci il più possibile, siamo circa 700 milioni di persone in un mondo di 7 miliardi e 300 milioni. Gli africani, che sono immediatamente a sud del Mediterraneo, sono 1 miliardo e 200 milioni. Bene, nel corso di questo secolo noi europei diventeremo sempre di meno, poco più di mezzo miliardo, e gli africani quadruplicheranno il loro numero, superando abbondantemente i 4 miliardi. Se poi consideriamo che almeno altrettanti sono gli asiatici, possiamo concludere con un titolo ad effetto, uomo bianco addio, nel senso che evidentemente la potenzialità demografica di questo continente è estremamente minoritaria nel contesto globale. Non solo, ma da un punto di vista anche semplicemente economico, un recente studio dell'OCSE dimostra che noi o riusciamo a importare, tra virgolette, almeno 50 milioni di immigrati entro il 2060, oppure la nostra economia andrà a gambe all'aria, ed evidentemente con l'economia anche l'ordine sociale e politico. Un altro importante fattore di cui spesso si sottovaluta l'impatto è il cambiamento climatico. Cambiamento climatico su cui tanto si discute, ma qui non mi interessa sapere di chi è la colpa o anche quali possono essere le misure immediate. Mi interessa il fatto che uno degli effetti più evidenti e importanti di questo cambiamento climatico, in particolare per quanto riguarda il Mediterraneo e l'Africa, è l'avanzata dei deserti, la crisi crescente delle foreste pluviali, quindi uno spostamento, una pressione su centinaia di milioni di persone a cercare un nuovo ambiente dove vivere. E questa è una sfida che è alla radice dei movimenti migratori. Noi non dobbiamo considerare solamente i fattori bellici e nemmeno solamente i fattori economici, ma un fattore primordiale che è quello dell'ambiente, che condiziona la disponibilità dell'uomo a continuare a vivere dove è nato o, se non è più possibile vivere dove è nato, cercare percorsi che lo portino in un ambiente più umano. Un altro fattore fondamentale è che per la prima volta nella storia umana, nel corso di questi ultimi anni,
il rapporto fra la popolazione che abita nelle campagne e la popolazione che abita nelle città si è rovesciato. In parole povere, ci sono molte più persone che vivono nelle città e molte meno che vivono nelle campagne. Non solo, questa tendenza è destinata a crescere. Abbiamo così delle enormi megalopoli di decine e decine di milioni di abitanti, alcune delle quali non sono solamente in Cina, ma sono anche alle nostre frontiere, penso solamente al Cairo, per citarne una, cioè delle concentrazioni estremamente caotiche e difficilmente governabili, per usare un eufemismo, che contribuiscono ad aumentare appunto la pressione e i rischi alla nostra frontiera. Abbiamo visto in questi mesi, in queste settimane, anche in queste ore, come di fronte a queste sfide, in particolare di fronte alla sfida migratoria, i paesi europei tendano a reagire ciascuno per proprio conto. Stiamo assistendo alla rinascita dei muri in Europa. Il paese che per primo tagliò la cortina di ferro il 2 maggio dell'89, l'Ungheria, è un paese che in queste ore sta finendo di costruire una barriera presuntamente impenetrabile al confine con la Serbia per impedire che alcune decine di migliaia di siriani che sono attualmente in Serbia avanzino verso l'Ungheria. Ma non è solo l'Ungheria, vi sono frontiere in costruzione anche tra Macedonia e Grecia e i greci stanno cercando di filtrare di più per quanto possibile i flussi provenienti dalla Turchia. Sappiamo che in Turchia ci sono quasi 2 milioni di profughi siriani e forse si fa un peccato a pensare male, ma è probabile che un paese che dispone di una tale leva, come sono dal suo punto di vista 2 milioni di potenziali migranti, penso alla Turchia, voglia usare questa leva anche per ricattare i paesi europei con cui magari non condivide certi punti di vista. E in qualche misura questo vale anche per la Libia, valeva per la Libia di Gheddafi, che usava, diciamo, apriva e chiudeva le dighe a secondo delle necessità, può valere in qualche misura anche per il governo attuale di Tripoli, che noi non riconosciamo e che non è riconosciuto da gran parte dei libici, ma che può essere tentato di usare questo strumento. Quindi sulla pelle di un sacco di poveracci si stanno giocando delle partite esistenziali che riguardano la possibilità di stare insieme, di tenere insieme l'Unione Europea. Molto spesso si fa del moralismo abbastanza facile sull'atteggiamento di questo o quel leader, dimenticando che in Europa i leader ragionano su base nazionale, non perché siano perversi, ma perché su base nazionale vengono eletti. Le nostre democrazie sono state storicamente incardinate nello Stato nazionale. Non è sempre stato così, la democrazia è una conquista recente per l'Europa e non è detto che sarà sempre così, ma oggi è così. E quindi non ci dobbiamo sorprendere se la signora Merkel, nella sua evoluzione e poi magari involuzione, segua dei percorsi che ripercorrono l'opinione pubblica tedesca. Oggi, o forse sarebbe meglio dire ieri perché mi pare che il clima stia cambiando anche in Germania, più del 60% dei tedeschi ha dimostrato, e questo credo che vada riconosciuto al popolo tedesco in una fase in cui non gode di una grande stampa, almeno nel sud Europa, dicevo, il popolo tedesco ha dimostrato un'apertura, una disponibilità, una solidarietà veramente invidiabile e alla quale noi dovremmo, credo, fare riferimento. Anche l'Italia, contrariamente a quanto sembra qualche volta ascoltando alcuni leader che speculano su questo fenomeno, speculano sulla paura e cercano di trarne vantaggio elettorale, anche l'Italia finora, tutto sommato, ha dimostrato una capacità di accoglienza e una capacità di vedere lontano. Devo dire in questo facilitati dal compito, nel compito dal fatto che l'Italia è obiettivamente non una meta, ma un collo di bottiglia attraverso il quale decine di migliaia o forse centinaia di migliaia di persone che fuggono dalle guerre, dalle crisi o che cercano un benessere economico assolutamente introvabile nei paesi di origine usano per arrivare verso il nord. Se voi oggi visitate città come Stoccolma, come Oslo, per non parlare di Monaco di Baviera in questi giorni, avete una concentrazione, diciamo, orientale estremamente variopinta che decisamente smentisce quelli che sono i caratteri originari di quei paesi. Non dobbiamo sottovalutare l'impatto culturale e sociale di questa sfida.
È necessario capire, è necessario essere solidali, ma è necessario anche misurare le nostre capacità di accoglienza su quelle che sono le necessità di sicurezza e di coesione dei paesi. Quindi noi adesso stiamo osservando da una parte il tentativo di chiudere le frontiere da parte di alcuni paesi, dall'altra stiamo ammirando uno sforzo formidabile di solidarietà dei paesi nordici e in particolare della Germania. Dobbiamo però guardare nel lungo periodo, perché o l'Europa riesce a trovare una qualche forma di coesione nel modo in cui affronta questa che, se è vero quello che dicevo prima, non è un'emergenza ma un dato strutturale che ci accompagnerà per le nostre vite ma anche per le vite dei nostri nipoti, oppure ciascuno ripiegandosi su se stesso saremo non solo soli di fronte a questa sfida enorme e quindi naturalmente molto più deboli e molto più esposti, ma avremo di fatto rinunciato a realizzare davvero un'Europa che abbia una sua coerenza e una sua soggettività politica. Dicevo soggettività politica perché questo è il punto dolente. L'Europa è stata concepita originariamente dai padri fondatori a partire dall'economia, o addirittura si diceva dalla moneta, diceva un francese che l'Europa si farà attraverso la moneta oppure non si farà. Io non credo, io penso che l'Europa si farà, semmai si farà, per scelta politica e poi naturalmente il resto verrà di conseguenza. Immaginare che in una specie di tardo marxismo l'economia produca la politica è stata, credo, una forse necessità, dati i riferimenti storici dell'epoca, ma adesso non funziona più. Quel tipo di integrazione ha raggiunto da tempo il suo limite e sta producendo, in assenza di un disegno politico, effetti perversi, contrari alle intenzioni originarie. Ma come si crea un consenso politico? Attraverso l'offerta. Noi non possiamo sempre rivolgerci ai sondaggi o cercare di seguire quello che può essere il clima popolare nei confronti dell'Europa, anche perché in questa fase, in questo contesto, in un contesto che ho detto durerà a lungo, farlo significa rinunciare di fatto a fare l'Europa. Qui occorre trovare, a livello di leadership europea, la capacità e la lungimiranza di capire che forse nell'immediato in questo modo ci si salva o si attraversa in qualche modo una breve fase della crisi, ma certamente nel medio periodo, non voglio dire nel lungo, questo atteggiamento è un atteggiamento che non porta da nessuna parte, o meglio, non porta all'unione politica, ma porta alla morte della politica anche negli stati nazionali, perché è una forma di delegittimazione poi della politica e della democrazia come forma più alta della politica, quella di pensare che la politica debba sempre seguire le crisi e le necessità economiche. Noi non possiamo ogni volta parlare di Europa solo quando c'è una crisi, che sia una crisi dell'euro, che sia una crisi delle migrazioni, che sia una guerra, si invoca l'Europa, dopodiché si mette una pezza sulla crisi o si pensa di averla messa o si dichiara di averla messa e ci si ritrova al punto di partenza senza un progetto. Penso quindi che chiunque, e naturalmente qui abbiamo degli autorevolissimi esponenti che hanno responsabilità politiche seguito e immagino continueranno a seguire il cammino dell'Europa, noi dobbiamo sperare che loro possano trovare questa capacità di guardare lontano. Se non lo faranno, beh, allora sarà veramente molto triste e molto dura, perché il percorso che noi stiamo seguendo in questi mesi, con la costruzione di muri, con il tentativo di scaricare ciascuno il suo problema sull'altro, da Calais si scarica sulla Francia, da Ventimiglia si scarica sull'Italia, noi proviamo a scaricare magari sulla Tunisia, insomma è una partita abbastanza improbabile, oppure sull'altro versante la partita investe la Grecia, la Serbia e così via, beh, in questo modo si costruiscono proprio quei fattori antipolitici e antidemocratici che hanno finora impedito di fare l'Europa. Vi ringrazio. Grazie. Grazie al direttore. Grazie. 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 Grazie.
impedito in tutta Europa fattori di vario genere, soprattutto fattori politici, come ha giustamente puntualizzato lei dal suo punto di vista di osservazione privilegiato, quello appunto di una rivista di geopolitica. Ma volevo invitare il generale Giuseppe Cucchi, che è consigliere della rivista Limes, grande esperto di tematiche militari, non solo, per farci per capire meglio, generale, cosa sta succedendo. Cioè, la rivista è nata dopo qualche anno dopo la caduta di un muro, adesso si parla di nuovi steccati che stanno nascendo in Europa, sia pure per motivazioni totalmente diverse. Ecco, dal suo punto di vista lei può illustrarci meglio cosa sta cambiando. Prego. In effetti il richiamo al muro di Berlino non è affatto un richiamo sbagliato. Ricordate quando cadde il muro di Berlino? Ci fu un movimento di popolo che diventò sempre più intenso, che nessuno aveva previsto e che a un certo punto fu impossibile arrestare. Guardate quello che succede adesso, in fondo è la stessa cosa, su una scala molto più grande. C'è stato un fenomeno di portata epocale, di portata mondiale, che travalica le frontiere dell'Europa, che coinvolge l'Europa, l'Africa e l'Asia. C'è un addensamento di persone che animano un flusso che a un certo punto diventa un flusso inarrestabile e lo diventa in una maniera che noi non siamo riusciti a prevedere. Ed è così intenso che a questo punto non è più un problema. Andreotti diceva che un problema è qualche cosa che ha delle soluzioni. Questo non ha una soluzione, quello sta avvenendo. È qualche cosa che avviene, è un fatto. E se è un fatto, noi abbiamo solo la possibilità di cercare di gestirlo. Non possiamo più cercare di arrestarlo, dobbiamo gestirlo e dobbiamo cercare di gestirlo al meglio. E se voi guardate per esempio quello che ha fatto la Merkel con un'azione che è stata una vera, grandissima azione di leadership, perché la Merkel non ha preso, ed è una cosa rara che ciò succeda, non ha preso l'opinione della maggioranza dell'opinione pubblica tedesca, cioè dei votanti, e l'ha adottata come prova. Se l'avesse fatto certamente sarebbe stata contraria ad aprire prima, ma ha svolto la vera funzione del leader, ha valutato la situazione e ha cercato di correggere l'opinione pubblica, spiegando quello che per lei era giusto e cercando di convincere. Bene, noi siamo in questa situazione, dobbiamo gestire al meglio. E se si guarda in quest'ottica quello che succede in Germania, diventa anche più comprensibile quella apparentemente incomprensibile chiusura momentanea delle frontiere che c'è stata adesso, perché gestire significa portare avanti un fenomeno nelle migliori condizioni possibili e dargli un ordine, dargli delle regole. Questo è qualcosa che sembra destinato a durare. Queste migrazioni sono qualche cosa che per noi portano un valore in più. Lucio Caracciolo ha parlato di 50 milioni di persone che devono essere la nostra ricchezza e la nostra speranza per il futuro. Ma saranno la nostra ricchezza e la nostra speranza, e la speranza di rilancio dell'Europa, la speranza del futuro dei nostri figli, soltanto se quello che queste persone porteranno verrà gestito nella migliore delle maniere. Se non viene gestito, se viene sprecato, se viene lasciato affondare nel caos, allora l'effetto sarà un effetto contrario. E a questo punto mi innesto su quello che sta succedendo in Europa, su quello che è successo negli ultimi anni in un'Europa che purtroppo è stata sempre in ritardo rispetto a quello che stava succedendo. Non è mai riuscita a capire pienamente quello che succedeva nel mondo. Abbiamo avuto un cambiamento di ritmo nella storia, un'accelerazione. Abbiamo avuto situazioni che sono cambiate in tutto il mondo. Ci sono paesi che lo hanno capito meglio di quanto che l'abbia fatto l'Europa, che hanno cavalcato l'onda e che l'hanno saputo cavalcare, che hanno avuto una capacità di previsione, una capacità di realizzazione che noi non abbiamo avuto. Vi faccio un esempio, la Cina, con tutti i difetti che può avere il sistema politico cinese, eppure la Cina quest'onda è riuscita a cavalcare. Ha riuscito a capire che i problemi non erano più problemi nazionali o regionali, ma che diventavano problemi mondiali. L'Europa invece è sempre rimasta indietro, ha rincorso il cambiamento. Non ha compreso che il cambiamento bisogna non soltanto raggiungerlo, ma addirittura precederlo. È soltanto nel momento in cui lo si precede il cambiamento diventa qualcosa benefico.
E quindi siamo sempre stati indietro, siamo sempre stati costretti ad affrontare delle situazioni che erano delle situazioni di crisi, in un ambiente che diventava ancora peggiore per una crisi economica che è arrivata e che ha peggiorato la nostra disponibilità di mezzi d'azione. Fin dall'inizio siamo stati dietro. Guardate quello che abbiamo fatto quando è caduto il muro. Quando è caduto il muro noi abbiamo capito che dovevamo in un certo senso usare la situazione per mettere al sicuro quella parte dell'Europa che non era al sicuro. Quindi abbiamo aperto verso l'Europa dell'Est con tutte le istituzioni di cui facevamo parte, l'Unione Europea per alcuni aspetti, la NATO in cui gli Stati europei erano gran parte per altri aspetti. L'abbiamo fatto solo verso l'Europa dell'Est e nel farlo non abbiamo definito un problema che era un problema fondamentale e che è tornato fuori pesantemente di recente, il problema delle frontiere con la Russia. Dove sono le frontiere dell'Europa con la Russia? Si dava una risposta che era una risposta ridicola, perché si diceva sono da qualche parte tra Berlino e Mosca. Certo, sono da qualche parte da Berlino e Mosca, ma dove sta l'Ucraina, dove sta la Georgia, dove sta la Moldova? E purtroppo lo stiamo definendo come sistemi a rischio e dei sistemi che ci portano a perdere l'appoggio della Russia, che potrebbe essere fondamentale per noi per risolvere che abbiamo altri problemi che abbiamo in questo momento verso altre aree del globo. Abbiamo risolto, più anche se parzialmente, i problemi a est e abbiamo dimenticato quello che succedeva a sud. Non abbiamo fatto fronte a quello che succedeva a sud. Per 25 anni il mondo arabo è stato lasciato da solo. È stato lasciato da solo in una crescente situazione di crisi economica, situazione di crisi istituzionale e in una situazione demografica tale per cui i giovani, che in alcuni paesi sono il 60-80% della popolazione, per il 60-70% erano disoccupati, senza nessuna prospettiva. Alla fine abbiamo avuto le primavere arabe, un'esplosione che è stata insieme un'esplosione di speranza e di disperazione, e dopo le primavere arabe abbiamo avuto il caos, e il caos adesso ce lo portiamo con noi e non abbiamo ancora maturato i mezzi per poter far fronte a questo caos. Stiamo a discutere ma non sappiamo come intervenire in Libia, stiamo a discutere ma non sappiamo con precisione come intervenire in Siria. Siamo a discutere ma non sappiamo come affrontare in maniera corale dei problemi che sono dei problemi che potremmo gestire soltanto coralmente, viste le loro grandi dimensioni. Questa mattina c'era una lettera, articolo di Schulz, il Presidente del Parlamento Europeo, su uno dei quotidiani, e Schulz parlava di un'Europa divisa tra paesi che cominciano a comprendere quelle che sono le necessità e paesi che invece vogliono fare la politica degli struzzi. Parlava dell'Europa degli struzzi, che vogliono nascondere la testa sottoterra ed accettare dell'Europa soltanto i contributi di Bruxelles e il contributo alla difesa contro le paure che questi paesi hanno dalla Russia, ma non vogliono contribuire alla soluzione dei problemi dei migranti, che è in un certo senso il problema di Europa. Quindi nel futuro dell'Europa che cosa dovrebbe esserci? Dovrebbe esserci da un lato una presa di coscienza piena di quali che sono i nostri problemi in questo momento, dall'altro lato una trasformazione delle istituzioni europee che ci consenta di affrontare efficacemente questi problemi, che ci consenta di prevedere in tempo, che ci consenta di agire in tempo, che ci consenta di dialogare con altri paesi che sono dei giganti in un mondo che sta diventando un mondo di giganti, in cui i giganti faranno la storia e tutti gli altri la storia la subiranno, così come i giganti l'avranno fatto. Abbiamo delle grandi possibilità enormi, anche qui in Italia, ve ne cito una soltanto, l'iniziativa cinese della Silk Road, la riapertura colossale di questa via della seta, che si deve essere terrestre e marittima,
e che deve ricollegare la Cina con l'Europa attraversando tutti i paesi intermedi e collegandoli in una grandissima rete commerciale, ripercorrendo le vecchie storiche vie della Seta. Quella marittima dovrebbe partire dalla Cina ed approdare a Venezia, la nostalgia di Marco Polo, che è ancora fortissima anche in Cina. Ma è un'occasione unica, ma è un'occasione che potrà essere sfruttata a pieno, qui siamo sull'Adriatico, sfruttata a pieno soltanto se si coalizzeranno per sfruttarla tutti i porti dell'Adriatico e se saranno fatti in tempo tutti i lavori e tutti presi, tutte le predisposizioni che sono necessarie per ricevere questo flusso di commercio che potrà essere 10 volte il flusso di commercio che c'era fino a ieri e che potrà ridare tra le altre cose al Mediterraneo una centralità europea che il Mediterraneo ha perso dal 1500 e dai primi anni dopo la scoperta dell'America. In un certo senso sono sogni, visioni, sogni, ma si era parlato in precedenza dell'Europa che nasce da un sogno. Beh, speriamo di poter continuare a sognare con l'Europa anche nel futuro. Grazie mille.